Oggi ti presento la crostata dal nonno, un guscio di pasta frolla al cacao che racchiude una deliziosa crema al caffè. Inizia a preparare proprio la suddetta, setacciando cacao e fecola di patate. Poi aggiungi il caffè ed il latte di mandorle, che essendo già ricco di zuccheri, permette di non inserirne altro. Mescola, porta sul fuoco e amalgama continuamente per evitare che si formino grumi. La crema sarà pronta quando sarà diventata densa. Ci vorranno 5 minuti. Lascia raffreddare con pellicola a contatto e a questo punto occupati della frolla. Rompi le uova all'interno di una ciotola con lo zucchero. Mescola leggermente e inserisci cacao, farina e lievito. Dapprima amalgama con un cucchiaio. Poi lavora il tutto con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Questa frolla, essendo priva di burro, non ha bisogno di riposo. Quindi puoi subito stenderne tre quarti tra due fogli di carta forno, con l'aiuto del mattarello. Adagiala in uno stampo per crostata, rifila i bordi. Farcisci con la crema. Ripiega i bordi e decora con mandorle a lamelle, cuoricini o formine di frolla lungo i bordi. Se ti dovesse avanzare della frolla, fai come me e prepara dei biscotti aggiungendo delle gocce di cioccolato all'impasto. Infine, inforna nel forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Che ne dici di prepararla per addolcire il weekend? Io la trovo fantastica perché è facile da fare e ricca di gusto. Provala e me ne darai conferma. Un bacione!